siente fra questo pezzo qua. È una canzone nuova che ti canto già. E grida non la violenza, siamo la resistenza. Noi che pugno contro pugno, niente bullying, ma fratellanza fra. Teatro, arte e istruzione, insieme per il superamento di ogni differenza e ogni barriera. E questo l'obiettivo del progetto Pugno contro Pugno, un verso contro il bullismo, patrocinato dall'assessorato alla scuola del Comune di Napoli. Questa mattina, presso il Teatro Totò, si è tenuta la presentazione dell'iniziativa alla presenza di 500 studenti e docenti delle scuole napoletane. Pugno contro Pugno è un progetto che vuole entrare nelle scuole per parlare di bullismo. Il bullismo che il Teatro Totò vuole affrontare rendendo gli allievi parte attiva di questo progetto, non soltanto attraverso la visione del musical Scuola verso Bulli, che sensibilizza e finalizzato al bullismo, ma anche attraverso la costruzione di un progetto che darà la possibilità ai ragazzi, dopo aver ricevuto a scuola un'incursione teatralizzata, cioè un'irruzione degli attori del musical all'interno delle classi, che insceneranno degli atti di bullismo. Atti di bullismo che si concluderanno con la richiesta da parte di uno degli attori nei confronti dei ragazzi di creare una base rap. Sensibilizzare e prevenire i fenomeni di bullismo coinvolgendo i ragazzi in prima persona, gli unici in grado di cambiare le proprie sorti attraverso l'educazione all'inclusione sociale. Pugno contro pugno vuole essere un modo per rispondere alla tematica della violenza che sottilmente, a volte in modo inconsapevole, coinvolge non soltanto i diretti protagonisti, il debole verso il bullo, il fragile, il più forte o fico della classe, ma coinvolge anche tutti gli altri, tutta la comunità, e quindi il coinvolgimento di comunità nella bellezza, nell'arte attraverso lo spettacolo può essere una bellissima risposta che la nostra città dà al fenomeno del bullismo. Al termine della presentazione, gli studenti, insieme a Ivan Granatino, rapper napoletano, testimonial del progetto, hanno assistito al musical Scuola contro Bulli, a cura dell'Accademia Teatrale del Teatro Totò. Io sono contento che attraverso la musica cerco di lanciare questo messaggio che si può mettere, nella vita si può mettersi in evidenza anche facendo l'arte e no il bullismo. Quindi pugno contro pugno, no al bullismo.